Il nuovo Forza Motorsport è finalmente arrivato e abbiamo avuto la possibilità di testarlo in anteprima, pochi giorni prima dell'accesso anticipato per i consumatori. Per chi non la conoscesse, Forza Motorsport è una serie simulativa di corse automobilistiche creata da Microsoft come risposta a Gran Turismo di Sony e affidata al team Turn 10. Arriva con oggi all'ottavo capitolo e abbandona la nomenclatura numerica a favore di un semplice Forza Motorsport, a indicare un nuovo inizio, il primo capitolo Forza veramente next gen. Vi abbiamo già parlato di tutti gli elementi principali che dovete conoscere, nel video delle 16 cose da sapere prima di giocarlo, ma adesso è il momento della nostra recensione. Prima di iniziare, vi ricordiamo di mettere un mi piace e di iscrivervi con la campanella attiva. Sul nostro sito videogiochitalia.it trovate la recensione completa in forma scritta e tutte le novità su Forza Motorsport. Buona visione! Al lancio, il gioco offre più di 500 auto, 20 tracciati iconici tratti da circuiti reali, tra cui 5 nuovi per la serie, e un meteo dinamico con cicli giorno e notte, con tanto di ray tracing in game e una fisica migliorata. Turn 10 è riuscito a riprodurre dettagli 10 volte più realistici, e il gioco include per la prima volta decine di migliaia di visori 3D animati. Anche la parte di personalizzazione e tuning sale di livello, con oltre 800 potenziamenti delle prestazioni e un sistema di upgrade guidato che ci insegna quale pezzo o componente sarà meglio installare di auto in auto, provando le modifiche direttamente su strada. L'IA degli avversari, da sempre un cavallo di battaglia con Drivatar, è ora ancora più avanzata e le gare con gli avversari cibernetici sono divertenti e appaganti. Siamo di fronte a una vera e propria piattaforma di corse live, connessa e in continua evoluzione, e infatti è richiesta la connessione online permanente per giocare. Tante novità in vista anche per il modello di guida e la competizione tra i piloti. Ad esempio, è stato rimosso l'exploit del cambio manuale con frizione e potenza, e i nerf delle prestazioni applicate agli assistenti di guida come l'ABS. Anche gli oggetti collidibili, come i segnalatori di frenata e i coni, ora si resettano quando vengono colpiti, senza rimanere in giro per la pista nelle gare online. Il team ha poi rifatto da zero il modello di pneumatici e la modellazione delle sospensioni, per riutilizzare le risorse dei tracciati precedenti. 500 auto sono davvero tante, considerando che la lista poi verrà ampliata. Il gioco tuttavia non vi spinge a collezionarle tutte, ma piuttosto a trovare quelle che vi interessano di più e a imparare a guidarle. Col nuovo modello di fisica e di guida, ogni auto ha un feeling di guida, tenuta e guidabilità differente. Così non si impara solo a guidare un'auto, ma anche a sfrecciare nel traffico e a superare gli avversari. Questo avviene anche grazie al Curve Car Mastery, che ci aiuta a capire dove sbagliamo l'approccio o l'uscita da una curva. Forza Motorsport si può giocare benissimo col gamepad, soprattutto con molti aiuti alla guida. È un simulatore, e se disattiverete tutti gli aiuti avrete un feeling incredibile della vettura e della pista, ma ogni errore lo pagherete caro, con un fuoripista o una collisione. Più aiuti attiverete e meno guadagnerete dalle gare e dalle qualificazioni. Oltre agli aiuti ci sono tre modalità di guida, con la più avanzata chiamata esperto che disattiva anche il riavvolgimento e sblocca tutte le penalità. Inutile dire però che con un buon volante si ottiene il massimo dell'esperienza che Forza Motorsport è in grado di offrire. Su Xbox sono supportati diversi volanti, da vari modelli di Fanatec, Logitech e Thrustmasters, mentre su PC la lista è ancora più ampia. Abbiamo dedicato un articolo proprio sul sito sull'argomento e vi consigliamo di leggerlo. Noi abbiamo giocato con il Logitech G923 True Force, dotato di tre pedali e levette, a cui abbiamo aggiunto anche l'upgrade del cambio manuale. L'esperienza di guida rispetto al gamepad è migliorata notevolmente. La modalità di gioco principale è la carriera tour di Motorsport. Questa offre un hub in continuo aggiornamento di eventi, tornei e trofei. Le gare iniziali del gioco includono un giro di prove libere a Maple Valley al volante della nuovissima Chevrolet Corvette E-Ray del 2024 e gli ultimi due giri di una gara di endurance ad Aconé dove si potrà provare la Cadillac Racing V-Series R del 2023. I giocatori possono iniziare il loro viaggio in Forza Motorsport in qualsiasi punto del gioco. Dopo le gare iniziali è possibile passare immediatamente alle modalità desiderate, quindi, che si tratti della modalità carriera Builders Cup, del multiplayer in primo piano, del gioco libero o delle Rivals. Ogni evento però va completato per sbloccare quello successivo della stessa serie, e a differenza di Gran Turismo, ogni competizione prevede una sessione di qualifiche. Potrà sembrare snervante in molti casi, e in effetti a volte lo è. Il team tuttavia afferma che è necessario per imparare al meglio ogni curva del tracciato, specialmente quando si parte in posizione di svantaggio.
Perlomeno queste prove ci forniscono crediti di gioco al pari della gara che poi servono per acquistare nuove vetture. I potenziamenti invece si installano con i PE, i punti esperienza di gara che si ottengono gareggiando. Meglio guideremo e più PE otterremo. Dobbiamo necessariamente fare 3 giri di qualifica, che possono essere troppi pochi o persino troppi. Da questo punto di vista sarebbe stato meglio lasciar scegliere all'utente quanti giri compiere. In circuiti lunghi si possono perdere anche più di 10 minuti per le sole qualifiche. Questo a volte porta le gare con pochi giri a durare un po' troppo. Il sistema di upgrade e potenziamento delle auto è particolare. Piuttosto che dover andare nel garage o andare negli store dei concessionari, questo è integrato e coeso col gameplay. Si guadagnano progressi sulla propria auto quando si gioca alla Coppa Costruttori, alle partite libere, alle rivali e al multiplayer. E questi progressi valgono come crediti per installare potenziamenti e aumentare le prestazioni. Vincendo gare si sbloccano anche potenziamenti per l'auto che abbiamo guidato, grazie al sistema di level up dell'auto. In pratica, più si guida un'auto e con essa si vincono gare, e più si aumenta di livello e si sbloccano potenziamenti che valgono solo per quell'auto. Questo ha senso, ma secondo noi può avere come inconveniente il fatto che ci si fissi con un'auto per non dover ricominciare da capo con gli upgrade da sbloccare. Per fortuna, per bilanciare questa dinamica, il costo dei crediti per l'acquisto di una nuova auto è stato ridotto. L'auto più costosa ora è nell'ordine delle centinaia di migliaia, invece che dei milioni di crediti come in Forza Motorsport 7 o nei giochi di Gran Turismo. Sebbene gran parte degli eventi multiplayer partano solo dal lancio in accesso anticipato del gioco, il team di Xbox per questa recensione in anteprima ci ha permesso di organizzare sessioni multiplayer online con altri redattori e membri del team di Third Ten. E fidatevi, questi ultimi si riconoscevano bene, ci davano letteralmente il fumo in qualificazioni e gare. Il multiplayer online è al momento l'unico modo per giocare con altri giocatori umani, in quanto lo split screen in locale non è presente al lancio. Ciò testimonia la volontà di virare verso il competitivo online. Parliamo di una modalità live, basata sul tempo reale, con eventi live predefiniti che vengono chiamati nel gioco Featured Multiplayer. È stata progettata per avere proprio la sensazione di un weekend di gara reale, con gare programmate ed orari ben specifici. Questa modalità in definitiva consolida le modalità Hoppers e Leagues dei giochi precedenti. Multigiocatore in primo piano ha eventi specifici per diverse divisioni automobilistiche, eventi di classe aperta e spotlight, oltre a una serie di qualifiche per i nuovi giocatori. Nuovi eventi inizieranno all'incirca ogni 30 minuti, e prima di entrare si potranno vedere tutti i dettagli. Una volta dentro, oltre alle qualifiche, potremo effettuare anche delle prove libere per prendere confidenza col tracciato. È possibile iscriversi a un evento fino a 5 minuti prima della gara in primo piano, e quando ci si iscrive nelle prove libere c'è un massimo di altri 23 giocatori. Lo skip lap è disponibile anche nel multigiocatore in primo piano, sia nelle prove libere che nelle qualificate di un evento programmato. Nelle nostre prove delle sessioni pre-lancio organizzate da Xbox non abbiamo riscontrato problemi di connettività e latenza, anche se i partecipanti non erano mai più di 8. Bisognerà vedere come reggeranno i server al lancio, essendo il gioco accessibile a grossi volumi di utenti grazie all'inclusione su Game Pass. Le gare spec sono completamente omologate per garantire parità di condizioni. Ciò significa che tutte le auto in gara sono identiche. Nella serie di gare open si può portare qualsiasi auto, a patto però che soddisfi le restrizioni di classe e di potenza. Questa serie è pensata per portare in pista le auto preferite ed elaborate e messe a punto a nostro piacimento. La serie open prevede poi una rotazione settimanale tra le varie classi di auto. Le gare in primo piano includono anche una serie di funzioni box, aggiungendo l'elemento della gestione delle mescole degli pneumatici e del carico di carburante per ottenere prestazioni ottimali. Attenzione però, le gomme consumate peggiorano sempre di più la tenuta in curva e la frenata, tanto più aumenta il loro deterioramento, oltre che a far consumare più carburante. Non vi basterà semplicemente fare il pieno prima della partenza per arrivare a fine gara con delle gomme consumate. Il team ha rivisto in modo massiccio anche il Forza Race Regulations, che si è evoluto parecchio da Forza Motorsport 7, grazie all'apprendimento automatico. Ora identifica il taglio della pista, le collisioni intenzionali e la guida sporca in generale, passando a migliaia di potenziali infrazioni nel nuovo titolo. I giocatori riceveranno penalità e squalifiche di gara in base alla gravità degli incidenti. Il matchmaking utilizza sia la valutazione del pilota che quella della sicurezza per abbinarvi a giocatori simili. Le valutazioni dei piloti sono basate sull'abilità, mentre le valutazioni di sicurezza sono influenzate dal comportamento in pista.
Per gare più personalizzate è possibile competere in multigiocatore privato e scegliere tra una serie di modalità di gioco come gara su circuito, gara a tempo, multiclasse e incontri. Chi osta la partita può personalizzare elementi quali la classe, tracciato, condizioni meteo e del giorno e le regole, letteralmente tutto, persino la presenza delle collisioni. L'ideale è sia per giocare in rilassatezza con amici senza mettere troppe regole e penalità, o per gare super competitive in modo privato. Le gare di Forza Motorsport sono il momento in cui siete invitati a spingere voi stessi e l'auto per ridurre ogni millisecondo possibile su una combinazione di auto e pista selezionata. Al lancio sarà disponibile Time Attack, in cui si potrà costruire un'auto al meglio della classe PE prescelta e tentare di stabilire il tempo più veloce possibile. Anche le auto che si portano in Time Attack salgono sempre di livello. Rivals in Forza Motorsport include l'opzione Skip Lap, per quando si desidera ripartire rapidamente. Potrete anche individuare le curve e i segmenti di pista in cui perderete più tempo, grazie al punteggio del settore Track Mastery. La grafica è sensibilmente migliorata rispetto al gioco precedente, cosa garantita dal taglio delle console last gen. In realtà il miglioramento non è da urlo rispetto a Forza 7, ma ci sono sostanziali upgrade che hanno permesso di migliorare notevolmente l'esperienza di gioco, come meteo e ciclo giorno-notte dinamici, intelligenza artificiale e sistema di monitoraggio della valutazione della guida del pilota. Detto ciò, la grafica è comunque migliore, anche se il sistema dinamico VRS e la risoluzione dinamica sono talvolta troppo aggressivi e provocano alcuni glitch. Questo si nota particolarmente su PC se impostate il limite di fotogrammi a 60 fps e andate troppo oltre con i preset grafici rispetto alla vostra configurazione. Xbox Series X questo problema è stato meglio bilanciato con l'offerta di tre modalità di rendering. Una performance mode con 60 fps e risoluzione 4K completa, una performance ray tracing mode con 60 fps e 4K dinamico e una visual mode a 30 fps con risoluzione 4K completa e ray tracing. Su Xbox Series S la risoluzione si riduce a 1440p, sono disponibili solo due modalità e manca completamente il ray tracing. Comunque sia, su PC potete spingervi oltre e avere il 4K a 60 fps con ray tracing ed effetti al massimo. Per impostare il gioco a dettagli ultra però vi servirà una configurazione hardware molto alta e un processore recente, del livello dell'AMD Ryzen 7 5800X. Un dispendio di risorse ben più alto di Forza Horizon 5 e di altri AAA. A schermo vi lasciamo la configurazione che abbiamo usato, con cui siamo riusciti ad impostare dettagli medio-alti con ray tracing a 1080p e framerate limitato a 60 fps, che occasionalmente scendeva attorno ai 50. Nei nostri test abbiamo riscontrato che la CPU e la velocità della RAM sono determinanti per la fluidità di gioco, e abbiamo anche aumentato la risoluzione a 2K e 4K, non notando alcun degrado nel framerate o della qualità grafica, a testimonianza che è la CPU a far da collo di bottiglia. In conclusione, siamo di fronte al miglior Forza Motorsport di sempre, un gioco diverso da Forza Horizon 5 e migliore del suo predecessore Forza Motorsport 7, più votato al realismo e all'esperienza di gare motorsport. L'esperienza di guida e di gioco richiede più impegno e le gare richiedono attenzione e un po' di tempo da dedicare. Non si può iniziare una gara avendo solo 15 minuti a disposizione, esperienza che comunque è regolabile se giocate offline. Alzando la barra di difficoltà sarà veramente dura arrivare sul podio, anche con un'auto ai vertici della categoria richiesta. Discorso ancora diverso per le gare online pubbliche, che sono certamente appannaggio dei veterani del racing. L'assenza del multiplayer locale split screen indica la chiara virata che Microsoft e Turn 10 hanno voluto dare a questo reboot. Meglio o peggio di Gran Turismo 7? Sono due giochi diversi. Forza è più votato al realismo con una grafica e una fisica dei veicoli migliore e danni meccanici impattanti. La presenza delle qualifiche obbligatorie anche per le gare single player potrà non piacere a chi ama eventi più accessibili, e per certi versi possiamo sentirci d'accordo, ma siccome Xbox offre anche Forza Horizon 4 e 5, che sono più votati alla guida casual e senza troppi impegni, questa virata per questa serie ha perfettamente senso. I tracciati non sono tanti, e mancano alcuni grandi nomi come Monza e Imola, ma il team ha promesso un gioco in progress con auto, tracciati ed eventi in continuo aggiornamento, tra cui una versione del Nordschleife nella primavera del 2024. In ogni caso noi dobbiamo valutare il gioco per com'è al lancio, lancio che avverrà anche su Game Pass, dove però la versione standard manca di diversi contenuti. Se amate i simulatori di guida, è un gioco imperdibile, il migliore della serie Forza, e probabilmente uno dei migliori sim racing sul mercato, sicuramente su Xbox.
Su PC se la deve vedere con giochi più professionali come Assetto Corsa Competizione, Air Factor 2 e altri. Anche questo video giunge al termine, noi vi ringraziamo per la visione, lasciate un like, iscrivetevi con la campanella attiva e commentate per farci sapere cosa ne pensate di Forza Motorsport. Un saluto e alla prossima!